Salve a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la degustazione dei vini, dei grandi vini dell'azienda agraria Colle Uncinano. Oggi siamo in compagnia di un grande rosso denominato Reo Superbo. Che vino è? Questo vino è un IGT Rosso Umbria 100% Merlot con una gradazione di 14,5 gradi. In questo caso oggi abbiamo un 2010. Direte voi, ma come mai un'annata così vecchia? Perché questo è un ottimo vino da bere anche invecchiato. Quindi passiamo subito all'apertura della bottiglia per descrivere l'odore, il sapore e il colore di questo vino. Andiamo ad aprire, vale per la stessa cosa anche per i vini rossi, ricordate che la temperatura è importantissima, né troppo caldo e ovviamente né troppo freddo. Andiamo a stappare. Voilà, tappo ottimo, versiamo, già vedete il colore di questo vino, lo facciamo ossigenare, vino di colore nero profondo, dobbiamo aspettare un po' prima di sentire i primi, di riconoscere ribes nero, lamponi e frutta matura, c'è del mirtillo caramellato per poi passare al cannella, cioccolato fondente e caffè. Beviamo ovviamente. Questo vino, Reo Superbo, lo dice anche il nome, quindi Superbo, è un grande vino, ha un sapore molto equilibrato, fresco, è fra il dolce del vitigno, però si sente anche molto la carica del tannino. Viene vinificato con una vinificazione classica, con la macerazione, quindi che darà il contatto tra il mosto e le vinacce, e questo viene fatto in vasche di acciaio inox, dopodiché viene affinato in botte di rovere per almeno un anno e sei mesi. Come avete fatto per gli altri vini, non vi resta che telefonare ai vostri amici per bere in compagnia questo grande vino rosso. Ricordiamo della cantina dell'azienda agraria Colle Uncinano, e lo potete abbinare a delle carni rosse, ad una bella bistecca di bovino, formaggi stagionati e pasta dura. Cin cin!